gli amici di Economia per i Cittadini. Oggi siamo a Bologna con Giorgio Gattei, storico del pensiero economico presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna. Autore inoltre di numerosi saggi, tra cui Storia del valore lavoro, un libro di ispirazione marxista, ed Economisti in equilibrio, uscito proprio quest'anno, un'indagine sul pensiero economico del Novecento. Possiamo cominciare l'intervista. Professor Gattei, com'è nata la sua passione per l'economia e com'è cambiato in questi anni, da quando ha cominciato l'insegnamento della storia del pensiero economico nelle università italiane? Beh, intanto devo dire che la mia passione non è l'economia, ma la storia del pensiero economico, in cui sottolineo storia, cioè non tanto come pensano oggi gli economisti, ma come gli economisti nel percorso degli anni, praticamente due secoli, hanno pensato, riflettuto sulle condizioni di funzionamento delle economie capitalistiche. Ecco, e quindi mi sono innamorato, io sono uno storico, ecco, amo leggere i testi del passato, mi interessano di meno i testi del presente. Di solito faccio una battuta: gli economisti che io considero devono essere morti, ecco, per un motivo molto semplice, perché così almeno non mi cambiano le opinioni, perché se sono viventi, casomai mi metto a studiarne uno che ha una certa posizione teorica e poi mi accorgo che questo ha cambiato idea e io che avevo sostenuto la sua posizione mi tocca cambiare tutto quanto. Cioè, se uno è morto, quel che ha scritto. Ecco. Bene, però, appunto, io ho seguito come da storico del pensiero, dal Settecento, i miei interessi sulla riflessione economica del passato partono dal Settecento fino appunto alla grande esplosione di scienza economica del Novecento. Bene, e ho seguito, ma sono prossimo ad andare in pensione, ho seguito la vicenda della storia del pensiero economico in questo praticamente quasi mezzo secolo. E ho visto una cosa molto strana che mi ha molto amareggiato e deluso. E cioè questo fatto che quando io da studente ho cominciato a interessarmi alla scienza economica, ecco, trovavo anche in questa facoltà, mi sono laureato in quella che allora si chiamava Facoltà di Economia, adesso è diventata Scuola di Economia, Management e Statistica, non so quale sia stato il vantaggio del cambiamento di denominazione, vabbè, ma tanto è. Bene, quando ero qui, appunto, cominciato in questa facoltà, ho potuto confrontarmi con una pluralità di interpretazioni dell'economia. In questa facoltà, quando mi sono iscritto all'inizio degli anni 60, c'erano economisti ortodossi, liberisti, tanto per intenderci, marginalisti, perché se ne intende un po' di più di scienza economica, c'erano economisti keynesiani, c'erano economisti marxisti, ecco, e io ho avuto modo, seguendo tutto il corso degli studi, di apprendere queste varianti di pensiero economico, perché ecco, la scienza economica non è uno specchio che riflette il reale, ma è una interpretazione del reale. E questo cosa vuol dire? Che se lo specchio del reale rimanda all'immagine del reale così com'è, eventualmente eventuali accentuazioni, che so, l'illuminazione, l'angolo, eccetera. Bene, ecco, se abbiamo a che fare con delle interpretazioni, il reale che viene rappresentato è diverso a seconda del soggetto che lo interpreta. Insomma, la scienza economica non ha una consistenza oggettiva valida per tutti, ha una consistenza soggettiva. Le interpretazioni sono le più varie. Questo che è importante, mi hanno insegnato allora, era importante conoscerle tutte e conoscerne la variabilità. Ecco, c'è un grande storico, economista e grande storico del pensiero, Joseph Schumpeter, ha scritto un'eccezionale storia dell'analisi economica, in tre volumi, interrotta per causa della sua morte, la più bella che noi possediamo di storia dell'analisi economica. Bene, diceva che bisognava considerarle tutte le interpretazioni, tutte quante, nessuna esclusa, perché tutte comunque qualcosa di giusto dicevano, e l'economista avrebbe dovuto essere, il bravo economista avrebbe dovuto essere una sorta di coagulo di tutte le interpretazioni, però a condizione che le conoscesse, se non proprio bene, almeno che le praticasse quasi tutte. Ecco, ed è quello che a me è capitato fortunatamente negli anni 60. Cosa è successo da allora dentro le facoltà di economia? Ecco, c'è stato
una sorta di ritaglio, una sorta di espulsione progressiva di quelle che non erano le interpretazioni ortodosse, quelle maggioritarie, il mainstream, come lo chiamano, la corrente principale, ecco, la corrente del Golfo. Le altre sono state lentamente, anche in questa facoltà, lentamente emarginate, e così sono state fatte fuori tutte le dimensioni eretiche dal filone principale del pensiero economico. Ecco, e penso appunto prima di tutto il marxismo. Il marxismo è stata la battaglia contro il marxismo, meriterebbe tutta una storia a sé. Poi è stato fatto fuori anche quella variante che ho visto nascere, perché all'epoca, quando ero studente, lo sraffismo, la teoria che si rifaceva all'analisi di Piero Sraffa, anche questa, che siccome era in odore di conflitto tra le classi, è stata emarginata. Ma poi, peggio ancora, è stato emarginato anche il keynesismo. Ecco, per cui alla fine oggi, in una facoltà di economia, non si studia Marx, vabbè, subisco, non si studia Sraffa, va bene, ma non si studia neanche Keynes, e quindi vengono eliminati degli elementi molto grossi di interpretazione, perché quello che hanno raccontato sull'economia Marx, Sraffa e Keynes non è una variante assoluta, sono dei pezzi consistenti del mondo che sta fuori, ecco, che se vengono trascurati possono provocare soltanto dei danni nella interpretazione di colui che volesse mai diventare economista.